Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube, bentornati su Comics RDC. L'appuntamento di oggi riguarda i Guardiani della Galassia volume 3. Sono uscito pochi minuti fa dal cinema, dall'anteprima del film dei Marvel Studios. Ovviamente ve ne parlerò in questo video senza fare nessuno spoiler. Non voglio assolutamente dirvi nulla su quello che accadrà ai vari personaggi e quello che accade proprio in generale nel film, ma voglio darvi un po' appunto quelle che sono le mie impressioni per questa pellicola. Poi più avanti avremo modo ovviamente di parlarne con più spoiler. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi su vari canali social, dove mi trovate sempre come Comics RDC. Ora vi lascio la sigla e ci vediamo subito dopo. Come dicevo prima della sigla, poco fa ho terminato di vedere in anteprima I Guardiani della Galassia, volume 3, il nuovo film di James Gunn che va a chiudere, il ciclo relativo proprio ai Guardiani della Galassia. Come detto anche prima della sigla, non vi farò nessuno spoiler, vi dirò un po' quelle che sono state, le mie sensazioni, le mie impressioni per questa pellicola. Credo di non aver mai girato un video così velocemente, nel senso subito dopo l'uscita del film, sono arrivato in ufficio a recuperare la macchina e tutto, e ho deciso di farlo subito per appunto darvi proprio quelle che sono le mie sensazioni proprio a caldissimo. Allora, devo dire che sono uscito dalla sala e ho vissuto sensazioni che non vivevo veramente da tantissimo tempo per quanto riguarda i film dei Marvel Studios, ma anche in generale a livello supereroistico, ecco, mettendo proprio tutto nel calderone. È stato, secondo me, proprio un bel film che ovviamente funziona se collegato a tutto quello che è stato il percorso precedente dei Guardiani della Galassia. Non so dirvi in questo momento, lo voglio anche rivedere ovviamente, se è il miglior film dei tre, anche perché ritengo veramente che questi film funzionino proprio perché hanno un percorso che si va a concludere in più film, al di là di quello che c'è stato poi al di fuori dei tre film principali dei Guardiani della Galassia. Il percorso che ha fatto fare James Gunn ai vari personaggi, secondo me, è stato davvero ben costruito. Allora, rispetto ai primi due film, qui abbiamo sicuramente un lato molto più cupo, ma questo non vuol dire che la parte, quella un po' più grottesca, che ha reso anche molto divertenti e famosi i Guardiani della Galassia, venga messa da parte. Ecco, diciamo che si ride, ci si emoziona tantissimo con il giusto equilibrio, ecco, non si strafora mai né da una parte né dall'altra, secondo me. E alcune scene d'azione sono veramente pazzesche. Ce n'è una nella parte finale del film che è tra le più belle che abbia mai proprio visto al cinema. C'è una roba molto molto bella, non vedo l'ora che la vediate anche voi. Non ve la descrivo perché sennò potreste capire anche chi c'è in scena in quel momento. Ovviamente, come vi dicevo, non parlerò di morti, di trama, perché credo che chi ha amato proprio il franchise dei Guardiani della Galassia meriti di andare al cinema senza avere la minima idea del destino dei vari personaggi. Ecco, quello che posso dire al momento è che Gunn è riuscito davvero a dare tantissimo spazio ad ogni singolo personaggio e non ha fatto cose scontate. Ci sono stati anche alcuni cameo molto belli, molto emozionanti, anche alcuni che hanno fatto ridere, però devo dire che proprio nel complesso è riuscito a dare importanza a qualsiasi personaggio, anche a Cosmo, uno degli ultimi arrivati. Quindi è riuscito a costruire benissimo tutto quello che è stato il ciclo dei Guardiani della Galassia. Mi aspettavo di vedere alcune cose, ma non le ho viste. Mi aspettavo alcuni risvolti di trama, ma non ci sono stati, ma questo non mi ha lasciato deluso perché erano cose che io e penso tanti altri probabilmente davamo per scontato. Io parlo al passato perché, appunto, avendolo già visto, so quello che accade, però questo non mi ha deluso, ecco, perché James Gunn alla fine ha preso una strada che in realtà a qualcuno potrà sembrare semplice, ma in realtà sarebbe stata molto più semplice, secondo me, se avesse preso quell'altra strada che poi capirete quando andate a vedere il film, per quanto riguarda il percorso soprattutto di un paio di personaggi principali. La cosa più toccante ed emozionante è sicuramente quella legata a tutte le varie scene che riguardano le origini di Rocket.
Abbiamo già visto nel trailer che ci sarà una parte dedicata alle sue origini e il modo in cui sono state costruite, il modo in cui sono state messe in scena e il modo in cui vengono messe all'interno dei vari diciamo, momenti del film sono secondo me perfetti perché riescono proprio ad emozionare ancora di più proprio per alcuni di quei momenti. Tutto quello che riguarda Rocket, secondo me, vi devasterà perché è veramente molto molto emozionante. Se devo trovare un neo, una macchia in questo film, la vado a trovare in Adam Warlock. Secondo me non mi è piaciuta la sua caratterizzazione, non mi è piaciuto come è stato, diciamo, gestito. Ecco, l'unica cosa che non mi ha entusiasmato, anche se ha un ruolo, ovviamente fondamentale e fa una cosa molto molto importante ad un certo punto del film. Quindi, da quel punto di vista è sicuramente un personaggio importante, ma che non mi ha entusiasmato. Mentre devo dire che, l'alto evoluzionario è stata una bella sorpresa, un buon villain, non uno dei più memorabili, ma sicuramente un personaggio che all'interno di questo contesto è stato usato in maniera perfetta. Come vi dicevo, nelle prossime ore poi parleremo di tutte queste cose anche in modo un po' più spoileroso. Dovrei riuscire anche a fare una live su Instagram, però aspetterò ovviamente che siano passati un po' di giorni, magari un paio di settimane dall'uscita proprio cinematografica per parlarne in modo un po' più approfondito. Per il resto, cosa dire? Colonna sonora come sempre bellissima perché l'abbiamo già vista nei primi due film con i Guardiani della Galassia, si vanno a ripescare anche successi di un tempo, nuovi successi, però c'è un percorso anche dal punto di vista musicale molto molto interessante, molto bello che c'è anche all'interno di questo film. E poi finalmente una CGI degli effetti speciali fatti come Dio comanda, davvero molto molto belli. Già comunque nei primi film dei Guardiani della Galassia abbiamo visto comunque che non vengono usati solo effetti speciali in CGI, ma anche proprio effetti speciali pratici, anche a livello di costumi e di trucco. E da questo punto di vista, secondo me, è tra le cose migliori fatte negli ultimi anni per quanto riguarda appunto il cinema, perché da quel punto di vista, credo che i Guardiani della Galassia abbiano proprio un tocco di classe. Qualcuno potrà sembrare finto per alcune cose, ma secondo me il modo in cui è stato tutto costruito, anche a livello proprio di costumi, è molto molto bello. Un'altra cosa molto importante, secondo me, da dire è che rispetto ai primi due film, qui c'è molta più violenza. C'è sicuramente molto più dramma, è qualcosa di più drammatico, ma se i primi due potevano essere visti anche dai bambini, nonostante parolacce, diciamo, vabbè, comunque diciamo che era ancora accettabile anche a livello visivo. Ecco, qui, secondo me, proprio a livello di violenza c'è molto molto di più e non so se lo farei vedere a dei bambini. C'è anche da dire che c'è la nota, come vi dicevo, appunto più spensierata, più divertente, però è praticamente impossibile nascondere la nota molto più cupa, molto più dark, molto più violenta, molto più drammatica. Quindi da questo punto di vista davvero non so se lo consiglierei di portare dei bambini a vedere questo film, visto che comunque, come sappiamo, i film di Marvel Studios, soprattutto quelli dei Guardiani della Galassia, sono molto amati anche dai ragazzi più piccoli e dalle famiglie che portano i loro figli. Ecco, in questo caso, come vi dicevo, non so se lo consiglierei, aspetterei un pochino di più. Per il resto direi di aver detto già abbastanza, non voglio andare oltre perché sennò dovrei entrare veramente in dinamiche e situazioni che mi porterebbero assolutamente allo spoiler. A me il film è assolutamente piaciuto, se dovessi dargli un voto appunto a caldo gli darei un bell'otto. Non è il film sensazionale, più bello dei Marvel Studios, e tutto, è sicuramente tra i film più belli, quello sì. Però è uno di quei film che è assolutamente, come dicevo all'inizio, costruito e che funziona proprio perché si va ad agganciare a tutto il percorso che c'è stato prima per tutti questi personaggi. Perché comunque senza quel percorso questo film probabilmente potrebbe risultare magari noioso in alcuni momenti, potrebbe risultare anche a volte probabilmente banale, ma secondo me
non è affatto così perché appunto c'è una costruzione dietro che ci ha fatto arrivare a questo momento. Quindi nel complesso direi che i Guardiani della Galassia in generale è stato sicuramente un franchise, una delle cose più belle fatte all'interno del Marvel Cinematic Universe, motivo per cui dobbiamo essere fiduciosi anche per quello che sarà il futuro della distinta concorrenza, quindi della DC, per quanto riguarda i nuovi film che vedranno James Gunn a capo dei DC Studios, ma anche appunto in regia e in sceneggiatura per film come quello di Superman. Ovviamente ci saranno dei toni diversi per determinati personaggi, ma di questo poi ne parleremo nelle sedi opportune. Bene, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, condividetelo e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi sui vari canali social dove mi trovate sempre come Comixer DC. Trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video. Bene, io vi auguro una buona visione. Mi raccomando, quando sarete andati a vedere il film, se volete farmi sapere la vostra e tutto, fatemelo sapere nei commenti. Se avete qualche domanda, fatemela, ma ovviamente se è spoiler non vi risponderò assolutamente fino a quando non sarà il momento. E niente, vi auguro di nuovo una buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!